Adesso siamo alla pagina sportiva, in evidenza ancora il calciomercato con i movimenti del Pescara. Le ultimissime in studio con il nostro Massimo Profeta. Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in visione d'ascolto. Allora parliamo subito dell'incontro che è in corso di svolgimento in realtà tra il procuratore di Samuele Damiani, centrocampista di proprietà del Palermo, e naturalmente i dirigenti del Pescara, segnatamente il presidente Sebastiani e il DS Pasquale Foggia. Dunque l'incontro in corso di svolgimento, ma bisogna trovare la quadra sull'ingaggio. È tutto fatto con il Palermo, il giocatore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione del Delfino in Serie C. Ricordiamo che Damiani è stato espressamente richiesto dal suo tecnico, dall'allenatore del Pescara, appunto Silvio Baldini, che è stato suo tecnico prima a Carrara nella stagione 2019-20 e poi nel Palermo 2021-22, quando appunto la squadra da Rosanero riuscì ad imporsi al termine di quel campionato con una cavalcata davvero entusiasmante, la promozione in Serie B. Un giocatore che sa fare Carmine in entrambe le fasi, un centrocampista centrale, ha 26 anni e compiuti il scorso 30 gennaio, qualità e quantità, sarebbe il complemento ideale per D'Agasso, che è un altro giocatore, insomma, rappresenta un capitale del Pescara ancora di più che con Franchini, ma per questioni di equilibrio. Questo per quanto riguarda Damiani. Siamo in attesa anche dell'ufficialità per Mats Lemmens, terzino destro belga di proprietà del Lecce, che in questo caso operazione a titolo definitivo. Io ho parlato anche con Pantaleo Corvino proprio nella mattinata di oggi, insomma si attende solo l'ufficialità, c'è già l'accordo totale con il club salentino, e poi bisognerà prendere un difensore centrale. Ci sono delle riflessioni in corso, Carmine, su Tuia non ha bisogno di presentazioni, perché è un giocatore del 90, 34 anni, ha giocato in Serie A, ha vinto tanti campionati. Le riflessioni sulla sua condizione fisica, perché spesso si infortuna, del resto insomma i numeri non mentono mai, ha collezionato soltanto 31 presenze nelle ultime tre stagioni giocate, due con il Lecce dove ha vinto il campionato di Serie B nel 2022, lo scorso anno soltanto 7 presenze nella Cremonese. C'è da dire che il Pescara ha terminato il ritiro di Palena, è già a Pescara, è già in città. Nel pomeriggio si allenerà intorno alle 17 al comunale Ughetto di Febbo di Sibi Marina, dove domani appunto la squadra del neotecnico Baldini affronterà in amichevole la seconda uscita stagionale la Renato Curi Angolana, team di eccellenza. Inizio ore 17:30, partita in diretta su Rete 8. Questo in attesa del primo test ufficiale del Pineto. Ma come esatto. Si sta preparando anche il Pineto questa stagione? Il Pineto, devo dire, ha fatto tante operazioni, sono già 9 in entrata da parte di Marcello Di Giuseppe, che evidentemente ha le idee chiare. Sono arrivati in ordine cronologico negli ultimi giorni 3 giocatori: Giovannini, che è un giocatore, un calciatore di qualità, un trequartista che nel 3-4-3 può giocare sicuramente esterno d'attacco, viene dal Cesena in prestito un 2005. È arrivato anche un giocatore di grande esperienza come Asi Osmanovic, soltanto 26 anni, grande esperienza perché ha sempre giocato in Serie C, circa 200 presenze, anche militato nel Teramo, è un italo montenegrino perché è nato a Lecce, classe 98, cresciuto nel Milan. Nel Teramo ha militato nella stagione 2021-22 in Serie C, 39 presenze e un gol, e proprio l'altro ieri, o meglio ieri, è stato ufficializzato l'ingaggio di un difensore centrale, Edward Dutu, italo rumeno di proprietà della Fiorentina, è arrivato in prestito, difensore centrale che comunque ha fatto già delle esperienze in Serie C nel Gubbio, nell'Ancona e lo scorso anno nella Virtus Francavilla.